Mentre continua il braccio di ferro tra ASIL, e piano di zona dell'agro per la definizione burocratico-amministrativa del contratto del neo coordinatore Zampetti restano al palo i servizi alla persona. E senza mezze misure il sindaco di Nocera Inferiore dice l'agro è una polveriera sociale, una polveriera che rischia di esplodere. Credo che la metafora del dire che le amministrazioni territoriali sono sedute su una sorta di polveriera sociale non sia tanto una metafora, c'è una situazione di calma apparente, ma noi tutti come amministratori locali dei territori, delle città, filtriamo le domande di urgenza sociale che si presentano nel corso di, delle nostre attività, dei nostri incontri quotidiani, su decine di fronti e che il rischio è che poi all'improvviso si verifichi il, il fatto, il caso, Dio non voglia di cronaca che è confermativo delle difficoltà che, che si vivono nelle città e prima che sia troppo tardi una decisione deve pure essere presa non in maniera parziale o parziaria o faziosa eh, o a blocchi separati come spesso accade, io ho cercato di trasferire in occasione degli incontri quelli cui ho partecipato, quelli più importanti e salienti cui ho partecipato anche io, uno spirito di unitarietà istituzionale. Dell'azione dei sindaci, un'unitarietà che poi è venuta meno non per volontà nostra o mia, ma per volontà di chi ha pensato di inseguire logiche di parte interne al meccanismo di concertazione, cioè di accordo certo, certo. dei sindaci del territorio, creando gruppi e sottogruppi.